Noi siamo entrati dalla facciata della stazione, quindi non abbiamo percorso il lato. Siamo entrati venendo da San Vittore, dal carcere, su un camion, la maggior parte di noi, e una decina di persone schiacciate in una macchina. Quando siamo scesi a piano terra c'era questo vagone che avrebbe dovuto ospitarci per un viaggio verso non si sapeva dove. E quindi siamo saliti, certamente le cose dovevano avvenire con rapidità, tra qualche strillo delle SS, insomma, e qualche violenza, ma non eccessiva, cattiva, ma non eccessiva. E poi il vagone a un certo momento è salito su, cioè era su una piattaforma che aveva un ascensore, faceva parte di un ascensore. E siamo stati attaccati a un treno e siamo partiti. Non c'era nessuna targa, nessuna indicazione, quindi non avevamo modo di sapere verso dove si andava. Però guardavamo con una certa attenzione le targhe delle stazioni, poi si andava pianissimo e tante volte ci fermavamo, non so se ci staccavano da un locomotore, insomma. È stato un viaggio lungo, più di 10 ore, penso, da Milano a Carpi, con molti inconvenienti. I inconvenienti erano dovuti al fatto che qualcuno è cominciato a scappare la pipì, poi qualcos'altro. E allora si liberava un angolo, poi un altro, perché probabilmente in carcere ci avevano dato da mangiare qualcosa di avariato e tutti stavano abbastanza male. Erano i primi di maggio e noi eravamo insomma, un po' tanto preoccupati del fatto di avere sporcato il vagone in un modo impossibile, quindi ci aspettavamo delle botte dall'arrivo avevamo sete, avevamo anche un po' di fame, ma insomma, però finalmente siamo arrivati a Carpi. Temevamo molto che, aprendo il vagone, vedendo come era conciato, ci dessero già delle botte subito, delle punizioni gravi. Invece il vagone è stato lasciato ai ferrovieri italiani, ci avevano pensato a pulire. E noi poi siamo saliti su un camion, probabilmente, adesso non ricordo, o forse anche su una corriera, e portati nel campo di Fossoli. Il campo di Fossoli è un campo che aveva la bandiera delle SS, era governata dalle SS, quindi, per cui è stato un po' un sospiro di sollievo il fatto di essere ancora in Italia e non aver oltrepassato il confine, ecco, verso posti che avevamo sentito nominare. Ma sul vagone eravamo da 40-50, non era una popolazione eccessiva. Il fatto è stato che poi ci siamo addensati per via del fatto che c'era la sporcizia dappertutto e c'erano anche delle persone molto anziane, c'era una signora che aveva in braccio un bambino di meno di un anno che a una stazione ha chiesto dell'acqua,
e una signora che l'ha sentita si è avvicinata con una bottiglia, ma era sotto il fucile di un SS, però ha fatto finta di niente, è venuto avanti con coraggio e ha passato la bottiglia che quindi ci è arrivata. L'SS minacciava soltanto, per fortuna non ha fatto nessuna azione, ecco. Certo, si passava da un'incertezza all'altra, questo, però il fatto di essere ancora in Italia ci aveva dato un certo incoraggiamento. Si sapeva già da molto tempo, direi, che c'era un posto che si chiamava Auschwitz, dove c'erano delle docce finte, in realtà delle camere a gas. Si sapeva il nome di Mauthausen, si sapeva il nome di Dachau. Non conoscevo, non credo che fosse conosciuto molto il nome del campo dove sono andato poi io, che è Buchenwald, ma una specie di rarità per i deportati italiani, perché erano solo quelli portati da Trieste, da Udine, da quelle zone lì che andavano a Buchenwald. La maggior parte degli italiani sono andati o a Dachau o a Mauthausen. Lo sbarco in Normandia era già avvenuto, quindi dal punto di vista dell'esito del conflitto era scontato per noi che i nazisti e i fascisti avevano già perso la guerra, ecco. Però questo no, essendo nelle loro grinfie non ci dava nessuna sicurezza. Infatti di questa quarantina che sono partiti, credo che ne siano tornati ben pochi, ecco. L'altra partenza va e viene da Apostoli, però la maggior parte di queste persone partite nei primi di maggio del 44, del 1944, pochi giorni dopo da Fossoli sono partiti per Auschwitz, quindi con una... Ora, tra l'altro ho riletto quello che avevo scritto in quel libro, Una storia nella storia, e raccontavo che nel cortile della prigione vedevo tutte facce di persone avvilite. E allora ho detto, ma perché dobbiamo far vedere così, di essere così sconfitti, diciamo? E allora ho fatto una faccia più allegra che riuscivo, quasi sorridente. E c'era davanti a me un caporalmaggiore dell'SS che era una persona che faceva spavento quasi solo a guardarla, che ha fatto un commento. E poi, quando ci siamo allontanati di lì, mia sorella mi ha detto: lo sai cosa ti ha detto? Che non riderai più per tanto.